amiche e amici di Radio Turo, un caro saluto a tutti. Può darsi pure che sul giudizio influisca l'accelerata della crisi di governo, ma sono in molti a classificare quest'estate, per buona parte già consumata, come una delle peggiori degli ultimi anni. E io credo che non sbagliano affatto, perché tranne quelle poche eccezioni che non fanno testo, non si può dire che lo scenario che abbiamo di fronte non sia alquanto deprimente, comunque lo si guardi, dal versante politico a quello economico, ma anche, se vogliamo, da quello progettuale e culturale, su cui oramai si fa veramente fatica a comprendere se in tanti ci sono o ci fanno ad apparire più o meno come dei quadrupedi con il cervello a riposo. È possibile, ad esempio, che Salvini e Di Maio non si rendano conto che molte loro proposte sono incomprensibili, anche a volersi mettere nei loro panni, dimenticando per un momento quelli strappati e rattoppati che sono costretti ad indossare la maggioranza delle persone, e invece facciano a gara chi si deve intestare un provvedimento stupido e antidemocratico come quello della riduzione dei parlamentari, che non trova giustificazione alcuna se non nel recondito disegno di voler ridurre la rappresentanza e il pluralismo politico, che invece è sempre garanzia di maggiore democrazia, al contrario di quello che pensano tutti i partiti che in queste ore si stanno azzuffando come galli nel pollaio per conquistare il trespolo rimesso in gioco con la decisione della Lega di porre fine all'esperienza di un governo che probabilmente cade non tanto per la mozione sulla TAV, quanto più propriamente per lo stop all'imbroglio dell'autonomia differenziata diabolicamente architettata dalle regioni del nord, e che per la sola Basilicata avrebbe comportato una perdita di circa 150 milioni di euro, che è poco meno di quanto la regione incassa dalle royalties del petrolio, già esse, come sappiamo, insufficienti per assicurare i fabbisogni essenziali. Così come d'altronde avviene in tutte le regioni del sud, dove la Svimez ha accertato che gli investimenti pro capite da parte dello Stato assommano ad appena un terzo di quelli assicurati alle regioni del nord per volontà di scelte politiche, che non consentono perciò di tifare per nessuno dei partiti che hanno finora governato, evidentemente con scarso costrutto, il che rende quanto mai attuale e necessaria l'iniziativa che per nome di tanti Pino Aprile ha annunciato, quella di un'azione politica meridionale organizzata in previsione delle prossime elezioni. Un'iniziativa che sarà illustrata la prossima settimana, sabato 24, al Parco della Grancia, dove si ritroveranno personalità ed attivisti di varie regioni, nel segno di un Sud che riparte da sé, dopo aver preso coscienza che il tempo della discriminazione è durato troppo, così come quello della rassegnazione, che ha lasciato spazio a forme di razzismo e iniquità non più accettabili. Un caro saluto a tutti, scrivetemi info@nicolamanfredelli.it. Ogni venerdì su radiotour.fm alle 6.50 e in replica alle 18.50 il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. www.nicolamanfredelli.it